Allora, ciao, buon pomeriggio a tutti. Io sono Domenico, non so per chi avesse seguito già il video precedente, il ragazzo che fa il tecnico del suono qui a Londra. E niente, parlando con Nocciolo, disse: Nocciolo, vogliamo fare un altro video, visto che le cose stanno andando abbastanza bene, eccetera, eccetera. Lui disse: facciamolo, proviamo. Come dicevo nel video precedente, non è stato semplice quando sono venuto qui a trovare lavoro, eccetera, eccetera, però poi un po' alla volta sono riuscito a trovare quello che volevo realizzare, sto un po' alla volta realizzando quello che voglio fare. Il mio main job, il lavoro principale, sono project manager e senior technician per un'azienda che si occupa di quelle che chiamano exhibition e conference, conferenze, e non so, in Italia si chiamano fiere, però. In pratica io sono la persona che si occupa di tutte le sale delle conferenze quando si fanno delle fiere. Quindi parto dal disegno della sala, dall'impianto che si deve sistemare dentro, le luci se servono luci, oppure dalle cene di gala, quelli che hanno awards che si fanno ogni fine diciamo, di questa sorta di exhibition. Quindi mi occupo di tutta la parte audio, dei microfoni, seleziono il materiale che serve, se c'è una band che viene a suonare, mi occupo anche di mixare la band, eccetera, eccetera. Poi il mio secondo lavoro, il lavoro principale però che adesso ho messo un po' da parte perché sto facendo un'altra cosa molto mia personale qui, sto creando una cosa mia personale qui, è il fonico, è il tour manager che diciamo come vi ho spiegato all'inizio mi occupo un po' di lavorare per le band in giro per l'Europa e a breve anche in giro per altri paesi. Non europei, non esistono trucchi. Non esistono trucchi per trovare un lavoro qui. Dire vado a Londra, domani lavoro già. Sono il numero uno e riesco a fare tutto quello che voglio fare. No, questo non esiste. Il consiglio che vi posso dare, non è un trucco, venite qui perché avete voglia di fare qualcosa che a voi piace. O venite qui per fare un'esperienza. Un'esperienza che vi possa servire per crescere mentalmente, per crescere a livello, non so, per sapere. Capire cosa significa vivere da soli, fuori dalla propria città, per imparare la lingua oppure crescere, venire qui perché volete crescere professionalmente, volete fare un'esperienza. Venite qui e fate la vostra esperienza. Però se pensate di venire qui e venire a perdere tempo, come si suol dire, venire a perdere tempo, è inutile che ci provate perché perdete solo tempo. Un altro consiglio che vi posso dare, venite qui preparati a livello della lingua e in questo Nocciolino vi può aiutare, penso da quello che ho capito. Quindi basta che mandate l'email a voi e loro vi possono aiutare anche su questo. Preparate un buon curriculum e anche su questo l'email a voi vi può aiutare. Per l'appartamento, che anche l'email a voi vi può aiutare, basta che mandate loro un'email e loro vi trovano subito qualcosa da fare. Gli italiani qui vengono valutati abbastanza bene, se avete voglia di lavorare. Nell'ambito ospedaliero ce ne sono abbastanza da quello che conosco io, da quei pochi che conosco io. Tutti stanno riuscendo ad ottenere bei risultati perché hanno una base abbastanza buona che è quella italiana. Se voi avete voglia di fare qualcosa, di sicuro la farete perché qui mi danno molto, molto spazio. Ah, per chi sta pensando, ma ora c'è il Brexit, eccetera, eccetera, per il momento ancora non si sa niente, ancora nulla è sicuro. Quindi venite tranquillamente perché ancora non è stato nulla deciso, neanche loro lo sanno perché chiunque parli inglese o non inglese non sanno neanche loro. Cosa accadrà? Quindi, per il momento ancora non si sa. Ho intrapreso una nuova strada, che diciamo è un hobby, è diventato più che altro, che è quello del life coaching. Ho iniziato un po' di tempo fa, come disse a Nocciolino, leggendo questo libro che si chiama Become a Life Coach. Dopo questo, poi, vedendo un po' su internet, eccetera, eccetera, ho iniziato a leggere libri di questo è il primo libro, veramente, di Anthony Robbins. Che è uno forse dei migliori che ci sia. È una cosa abbastanza interessante, più che altro lo faccio perché quando lavoro con le band devo un po' aprirmi anche a loro, cercare di capire quali sono le loro esigenze, cercare di capire se l'artista ha un problema, di risolvere il problema che l'artista ha e tutte queste cose. Non è una cosa abbastanza semplice, semplice forse da spiegare, ma poi quando si è sul campo realmente non è una cosa molto semplice. Un altro consiglio che vi posso dare. E questo è un consiglio forse personale. Cercate di realizzare quello che volete fare nella vostra vita. Io dico sempre una cosa, molte persone che mi chiedono come hai fatto, come fai ancora tutt'oggi. Io non ho tantissimi amici. Purtroppo ultimamente mi sono trovato a tralasciare un po' quelli che sono gli amici, perché
per dedicarmi un po' a quello che è il mio futuro. Se si vuole veramente qualcosa e si vuole realizzare veramente qualcosa, bisogna sedersi e dire ok, ora è il momento di pensare a se stessi e cercare di avere focus su quella cosa e fare, dedicarsi solo a quella cosa. Per me questo è un momento abbastanza complicato perché sto cercando anche di aprire un qualcosa di mio qui che mi sta portando via tanto tempo perché bisogna capire il mercato come funziona, andare in giro e parlare con altre persone, capire, fare molto network perché il mio lavoro è basato molto su quello. Quindi sto tralasciando quelle che sono le amicizie, però come si dice, se gli amici meri ci sono, ci saranno sempre, pure se c'è un periodo nella tua vita in cui tu non ci sei perché sei impegnato a fare altre cose. Se volete realizzare la vostra vita, volete realizzare i vostri sogni, dedicatevi a fare solo quello, imboccatevi le maniche e dite io voglio fare quello, basta, finisce là. Cioè non dovete trovare giustificazioni o questo no perché se vado a fare questo, ma se, ma poi, no, voglio fare questo, ok, che devo fare? Vado a Londra, vado a fare questa cosa, basta. Cioè avete anche questo mezzo di Rebuild on the Way che vi può aiutare sia con gli appartamenti, con curriculum, anche lavoro, visto ultimamente che mettevano degli annunci eccetera eccetera per iniziare. Datevi da fare se volete fare qualcosa, se volete venire qua e volete crescere professionalmente soprattutto, perché questo è un posto che professionalmente vi danno tanto, vi aiutano tanto, a me personalmente così è. Venite, iniziate a fare quello che veramente vi piace, cercate di aprire un po' la vostra mente, cercate di capire che non siete soli a vivere sulla faccia della terra. Sono altre milioni e milioni di persone che la pensano diversamente da voi, sono più intelligenti di voi, hanno più esperienza di voi. Quindi cercate di vivere la vostra vita, non vivete la vita di altri o non fate che gli altri vivano la vostra vita al posto loro. Fermatevi, cercate di capire qual è il vostro obiettivo, cercate di scrivere, io dico molto semplice, scrivi quali sono i punti che tu vuoi fare, quali sono gli obiettivi, cosa devi fare per raggiungere quegli obiettivi, con un semplice spunto. Quando hai raggiunto quel traguardo, spunti, e avete un passo alla volta riuscite a realizzare quello che volete realizzare. Io spero di poter realizzare quello che sto cercando di fare, così vi farò un altro video che sarà ancora molto forse più interessante e vi spiegherò un po' qual è stato il mio cammino per quello che sto facendo, però questo sarà forse l'anno prossimo perché le cose in programma sono alcune quest'anno e alcune inizio l'anno prossimo, quindi non penso che per il momento posso dire tanto. Se volete venire qua, mettetevi in aereo e venite. Io così ho fatto, ho messo un po' di soldi da parte, ho deciso di venire qua, poi ci sono rimasto, infatti ora sto qui, sto bene, vivo bene, non ho nessun problema, sto realizzando quello che voglio fare. Se avete la possibilità di viaggiare, viaggiate, girate. Conoscete nuove persone, aprite la vostra mentalità a nuove culture, perché questo vi aiuta a crescere molto molto mentalmente e che vi aiuta se volete, nell'ambito professionale, se volete crescere, volete essere persone di successo, vi aiuta tantissimo. Non chiudetevi la mentalità che c'è soprattutto al sud, ma anche in Italia. Vabbè, forse al nord è un po' diverso, però ho conosciuto anche persone del nord che hanno una mentalità abbastanza chiusa. Cercate di aprirvi un po' mentalmente, cercate di comunicare con le persone, cercate di stabilire una connessione reale. Purtroppo ad oggigiorno io non la vedo più. Fino a 5 mesi fa che ero in tour, giravo molto in tour, c'era molto quel contatto, io vedevo molto quel contatto con le persone che stavano in tour con me, se si creava tipo quella famiglia, si parlava, si conoscevano nuove persone, ogni strada che si facevano, meeting con i fan, iniziando a capire che purtroppo forse in tutti questi anni mi sono molto nascosto dietro un qualcosa che era, che non so, un telefono, un computer o qualsiasi altra cosa, quando poi nell'ultimo periodo, da quando sono venuto qui neanche a farlo apposta, ho capito che avere un rapporto reale con delle persone è tutto molto diverso. Cercate di essere voi stessi, non avete paura di dire quello che pensate, anche se lo dice una persona che è narcisista e dice le cose in faccia senza nessun problema, a volte ti può creare un problema, però è meglio essere sinceri, uno almeno conosce le persone subito per quello che sono. Ricordatevi, siate positivi, che la vita è una sola, ragazzi. Quella è, una sola è. E una sola sarà per sempre. Trasformate tutto quello che c'è di negativo intorno a voi in positività. Fate la vostra bella lista. Primo nome Londra, secondo tutte le cose che volete fare, obiettivo per obiettivo, step by step. E se volete, se avete il desiderio, se fate una cosa che vi piace, ci riuscirete senza problemi. Vi saluto, un saluto a Nocciolino. Per qualsiasi cosa, Rebuild on the Way è disponibile al 100% per qualsiasi cosa. Un saluto a tutti. Spero che tutti voi possiate realizzare i vostri desideri, possiate fare ciò che realmente vi piace fare nella vostra vita, che vi garantisco non c'è cosa più bella che
poter fare qualcosa che veramente mi piace. Un saluto, a presto, ciao.